Infatti, una delle cose che mi sconvolge di più dell'arte contemporanea, in certi ambiti, soprattutto appunto quelli legati al mercato, eccetera, è il fatto che in genere agli artisti gli si chiede di fare sempre le stesse cose, sempre la stessa opera, ripetuta in varie salse perché così è riconoscibile, e sono tutti contenti e si portano a casa quella specie di icona che poi rappresenta, forse sintetizza il lavoro di un artista. Però il mercato limita la ricerca, cioè impone all'artista di somigliare sempre a se stesso. Impone, cioè, questo anche nel teatro, cioè ti impongono la non crescita e non crescere non va bene per due motivi. Prima cosa perché la comunicazione diventa fasulla, perché tu non puoi pensare la stessa cosa più di un mese. E seconda cosa, stai asservito a un mercato, quindi ti piacciono troppo i soldi. E non sei neanche tanto giusto come artista, perché l'artista comunque deve premere verso la libertà, no verso la sussistenza semplice, cioè deve anche vivere, perché io vivo di quello che faccio, però nei limiti del possibile. Ho rifiutato molte volte questa proposta di fare i cloni, di fare sempre la stessa cosa. Però adesso, per esempio, con un lavoro del 98, che sono delle sculture in cartapesta e rifiuti trovati a mare, quindi molto degenerabili, cioè distruttibili, le sto trasformando in stampa digitale e poi in bronzo. Così posso averne 100.000, però tutte di materiale diverso, o stampate col 3D oppure fuse, che ne so, d'oro, d'argento. Ho fatto un bronzo bianco. Una cosa spettacolare, non ce l'ho, te la qua perché me la porterei sempre dietro, ma pesa.